I pazienti che soffrono di malattie infiammatorie croniche intestinali, quindi sostanzialmente la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, hanno purtroppo un rischio aumentato di andare incontro a neoplasie a carico dell'intestino. Gli studi in corso sono tanti, si cerca anche di valutare la possibilità di una chemioprevenzione di questo rischio. Noi ne abbiamo parlato con il dottor Andrea Buda, dirigente medico presso l'unità operativa complessa di gastroenterologia e di endoscopia digestiva presso l'ospedale di Feltre. Senta, dottor Buda, innanzitutto, ecco, cosa sappiamo della relazione tra malattie infiammatorie croniche intestinali e cancro? Le malattie infiammatorie croniche intestinali pongono il paziente che ne è affetto a maggior rischio di sviluppare tumore colorettale, questo lo sappiamo da consolidati dati epidemiologici, e questo rischio può variare dalle 2 alle 4 volte rispetto alla popolazione generale. Il rischio aumentato di cancro colorettale non interessa solo i pazienti affetti da colite ulcerosa, ma allo stesso stregua anche i pazienti affetti da morbo di Crohn colico. Quindi il rischio in entrambe le malattie, qualora coinvolgano il colon, è il medesimo. I fattori che pongono maggiormente a rischio il paziente affetto da malattia infiammatoria cronica a sviluppare un carcinoma del colon sono l'intensità dell'infiammazione, sia a livello endoscopico che microscopico, e la lunga durata di malattia, l'estensione della malattia. Il paziente che ha tutto il colon coinvolto è a maggior rischio rispetto al paziente che ha solamente una piccola parte del colon coinvolto, l'associazione con la colangite sclerosante. E come detto prima, però, la cosa più importante è l'infiammazione. Questa infiammazione che crea delle alterazioni molecolari a livello dell'epitelio che portano alla trasformazione da un epitelio infiammato cronicamente a un epitelio displastico e quindi successivamente a tumore. Senta, ci sono dei farmaci in grado di ridurre questo rischio? Diciamo che i primi studi epidemiologici avevano dimostrato come l'utilizzo del 5-ASA fosse associato a una riduzione del rischio di sviluppare il cancro del colon retto. A questi studi epidemiologici sono succeduti numerosi studi di scienze di base con studi in vitro e in vivo che hanno dimostrato come il 5-ASA possa non solo attraverso la sua azione antinfiammatoria, ma anche con la modulazione delle vie che portano alla carcinogenesi associata a colite, a influenzare quella che è la storia della carcinogenesi del colon associato a colite. È sicuramente il farmaco più studiato è il 5-ASA, proprio perché, per il fatto che è praticamente privo di effetti collaterali importanti, rappresenta il farmaco chemiopreventivo ideale, perché il farmaco chemiopreventivo ideale è un farmaco che deve essere sicuro, che costa poco e che abbia appunto un'efficacia su un problema importante come quello del cancro. Certo, lei l'ha già detto, però voglio chiedere appunto una puntualizzazione. Quindi l'effetto chemiopreventivo del farmaco sarebbe legato in parte alla sua azione antinfiammatoria, ma anche agisce su molecole, su vie di segnale, su dei target molecolari a livello cellulare che durante la carcinogenesi sono attivati o soppressi, e il 5-ASA riesce, modulando queste vie di segnale, a rallentare o in alcuni casi si spera anche a riportare indietro il processo di carcinogenesi. Ecco, quali sono però le prove scientifiche che documentano questo tipo di attività chemiopreventiva? Se da un lato le prove di laboratorio, in studi in vitro e nell'animale dimostrano degli effetti assolutamente significativi e chiari, i dati provenienti dagli studi clinici si ottengono dei dati misti, nel senso che dopo alcuni studi che avevano dimostrato un effetto chemioprotettivo, gli studi più recenti non sono riusciti a dimostrare in maniera significativa, pur essendoci un trend di protezione nei confronti del cancro del colon. Va detto però che questi studi hanno dei bias metodologici intrinseci, e quando si fanno gli studi di meta-analisi, che sono gli studi che valutano più studi messi assieme, l'eterogeneità del campione e la non valutazione completa di tutti i fattori confondenti possono inficiare questo risultato. Va detto che è uscita recentissimamente una meta-analisi che ha un po' rivalutato il ruolo di 5-ASA, quindi i dati non sono univoci, ma probabilmente l'azione chemopreventiva attraverso il 5-ASA è presente, e non dobbiamo mai dimenticare che comunque l'azione chemopreventiva la possiamo considerare come un bonus che viene dato al paziente, perché questo farmaco comunque noi lo utilizzeremo per la sua terapia di mantenimento della remissione.
Ecco, le faccio una domanda, diciamo così, che non ha niente a che fare col 5-ASA, ma che è collegata al tema della chemioprevenzione. L'utilizzo dell'aspirina in questi pazienti potrebbe avere un senso? L'utilizzo dell'aspirina purtroppo è controindicato dal fatto che l'aspirina, come altri FANS, può indurre una recensione di malattia. Quindi, mentre l'aspirina e soprattutto gli inibitori di COX-2 sono stati utilizzati per il cancro sporadico, nel cancro purtroppo senza colite c'è questa controindicazione. Va detto che ci sono studi in corso per valutare l'effetto dell'acido folico e delle statine. I risultati però ancora non sono convincenti.